qua, cari amici, per una nuova ricetta. Oggi c'è una novità, c'è la mia nipotina. Ciao, io sono Francesca. E che mi aiuterà a fare questa torta, perché lei è golosa di torta al cioccolato con le sorpresine e mi aiuta. Oggi faremo appunto la torta al cioccolato con sorpresa. Gli ingredienti sono, per il pan di Spagna, 4 uova, 160 g di zucchero, 120 g di farina, 30 g di cacao amaro e una bustina di lievito. Per la sorpresa, che le sorprese sarebbero, che sono i tartufini al cocco. Vengono fatti con 250 g di ricotta, di pecora, di mucca, vaccina, come preferite, 150 g di farina rapé, si chiama, cocco rapé, però è la farina di cocco, insomma, parliamo nettunese. Due bei cucchiai di zucchero e per la glassatura, la rifinitura della... questa buonissima, non posso dire il nome, comunque è la crema di nocciole. Ok? Allora, iniziamo subito dai tartufini, mi aiuti, no? Certo. Chiaramente, stai qui apposta. Allora, devi mettere la farina e lo zucchero nella ricotta e cominci a mescolare. Bravissima. E anche lo zucchero. Ok, qui abbiamo una futura pasticcera. E comincio a mescolare piano piano. Ben bene. Tanto leviamo questi, così leviamo un po' di impicci. Vedete che caruccia? Io nel frattempo, allora, se ti sposti poco poco, io nel frattempo inizio a montare le uova con lo zucchero, così facciamo il pan di Spagna. Così mentre te prepari l'impasto dei tartufini, io monto le uova, Faccio un po' di rumore. Le uova sono ben montate per pan di Spagna. Francesca ha fatto un ottimo lavoro, ha incorporato bene ricotta, zucchero e farina di cocco. E adesso aggiungo un po' alla volta la farina, piano piano, senza farlo smontare, insomma, ecco, così aggiungiamo il lievito. Diamo una mescolatina, piano piano, se no parte la farina, schizza dappertutto. Ci mette anche il via Francesca. Ok. E adesso aggiungiamo il cacao, ma però di questa di cipria ci conviene, perché se no ci fa la faccia nera. Conviene, fa piano veramente col cacao. Piano perché, piano. Sì, sì, perché se no sai che diventa, veramente diventiamo colorate, abbronzate. Io già sono bronzata. Guarda come ti sei combinata. Sei andata al mare, si vede, Ecco, quando è amalgamato il cacao, allora si può girare. No, veramente. Eccola qua. Il composto del pan di Spagna al cioccolato. È pronto. Visto? Facile. Poggiamolo qui, se no sporchiamo tutto, Ok. Adesso ho preparato lo stampo, già foderato con tutta la carta a forno, chiaramente, e lo mettiamo a cuocere a 180 gradi per 35-40 minuti, poi chiaramente è sempre soggettivo del forno. Ora prepariamo un po' di tartufini, perché questa è la sorpresina, dobbiamo metterli dentro l'impasto, ovviamente. Ecco qua, e guarda, adesso all'opera, Franci, facciamo così, questo lo mettiamo in mezzo, questo lo lasciamo un attimo qui e prendiamo i cucchiaini e facciamo così. Vai, vedi, tartufino, poi si passa la farina e voilà, e uno. Bravissima, metti come vuoi. Due. Che ce vuoi?
Prendete il cucchiaino tuo, ladra, ma hai rubato il cucchiaino. Brava, rubona! Brava! Sti nipoti, gli dai un dito te se piano tutta la mano. Oggi c'ho l'aiutante. Ok. La misura poi fate la vostra discrezione, più piccolini, più grandi, insomma è uguale, non c'è problema. Come preferite. Io li faccio piccolini perché mi piacciono di più. E poi se ne vanno di più. Ci stanno più sorpresine dentro. Eccoci qua. La torta tartufina a sorpresa è pronta. Prendo un canavaccio da altrimenti biscotto per aprirla. Diciamo così va, almeno ti assicuro che non mi scotto, sennò tanto tutte le volte mi sono bellissimo, vero? Visto sì. Che bella? Adesso vediamo, eccoci qui, vediamo un po' che esce fuori, togliamo la carta. Si è bella appiccicata la carta, eh? Eh sì? Che strano. Ok, la giriamo e la togliamo. Tanto questa va girata tutto sopra perché questa è la base liscia, capito? Quindi viene meglio. Ok, adesso la spostiamo su questa bellissima base e ci mettiamo un po' di cioccolata. Addolcisce il tutto. Proprio alla grande, insomma. Non esageriamo però, che con sto caldo tanta cioccolata. Vediamo un po', Vuoi fare tu? Puoi spalmare? Guarda, dai, tu tieni la cosa e io te la giro. Così, così. Vedi? Ok. Brava. Ok. Ecco qua. Praticamente, io non sono una chef, una pasticcera, Ci arrangiamo. Facciamo delizia, del nostro meglio, vero? Adesso la decoriamo. Prendi i tartufini. Mettili qui. Allora, cominciamo con uno al centro. E poi tutti intorno. Che dici? Perfetto, sì. Così. Chiamo quelli della stessa misura, magari. Facciamo le perfezioniste su. Bella Dezia, famo le cose fatte bene. Uno là e uno qua. E poi? Che ne pensi? Bellissima. Però, mo la dobbiamo pure tagliare. Dobbiamo farvi da sorpresa, certo, dentro. Dobbiamo vedere dentro, che sorpresona. È certo che dobbiamo tagliarla. Prendiamo un bel piatto e il coltello. Vediamo un po', se ci azzecchiamo a piattare tartufino. Vediamo che esce fuori. E uno. E due. Dai, speriamo che l'abbiamo preso. Vediamo un po'. Eccolo. Eccola qua. Eccola. E mozia, come dici sempre, la torta è pronta, è salsa e noi se la andiamo a mangiare. Ciao a tutti, alla prossima ricetta.